Mister, domani si torna in campo dopo la gara rinviata contro il Livorno, arriva la prima di quattro partite consecutive, l'ultimo sprint poi prima della pausa. Come ci arriva la squadra? Ah, la squadra ha lavorato bene, quindi abbiamo avuto l'opportunità di lavorare, di recuperare qualche giocatore acciaccato. Quindi bene, sappiamo che partita dobbiamo affrontare, una squadra comunque organizzata, una squadra che si conosce già da tanto tempo, un allenatore comunque che ha questa squadra in mano da più anni, quindi è una partita molto impegnativa, perché dobbiamo essere bravi a capire i momenti della gara. L'avversario di domani arriva da 5 risultati utili positivi fuori dalle mura amiche, infatti, quindi è un fattore che deve far prestare ancora più attenzione. Forse. Sì, sicuramente è una squadra che sono molto bravi sia col palleggio e sia quando ripartono, perché hanno giocatori che hanno gamba, sanno attaccare bene gli spazi e quindi poi sfruttano bene anche i calci piazzati. È una squadra comunque che dà fastidio a tanti, specialmente come dici tu fuori casa, quindi noi dobbiamo stare attenti e capire che tipo di gara sarà. Mister Zerbin, Mello, Nielsen, recuperi qualcuno? Tutte e tre. Tutte e tre. Sì. Tutte e tre. Sì, ciao mister Massimo Canta di Carta Canta, volevo dire, le hai accennato adesso, questa sosta forzata credo che sia proprio servita, no? Alla squadra, all'ambiente per rifiatare e trovare energie fisiche. Sì, ci sta, perché comunque alla fine, anche se la partita con la Lucchese per forza di cose non si è potuta giocare, forse era meglio giocarla, perché poi quando stacchi troppo, non con la Lucchese, con il Livorno, stacchi troppo, un pochettino ti manca la gara, però i ragazzi hanno lavorato bene, abbiamo avuto l'opportunità, ripeto, di recuperare qualcuno che non sarà al 100%, però hai recuperato i giocatori che comunque hanno fatto più partite in questo campionato fino a oggi e quindi, ripeto, è una partita dove noi dobbiamo fare una grande prestazione, dobbiamo essere precisi, molto precisi, perché è una partita difficile e ci avviciniamo allo sprint fino alle ferie di Natale e quindi dobbiamo fare le cose fatte bene, iniziando già da domani. Sei d'accordo che siano delle cose per grado, comunque ma sono impegni ravvicinati, ma due partite da vincere, no? Da affrontare bene, come hai detto, ma assolutamente da vincere per tenere questa classifica così com'è. Noi pensiamo sempre a fare una grande prestazione dove poi dopo il risultato vedremo alla fine. E ai ragazzi su questo non gli posso dire nulla fino ad oggi, perché comunque tutte le partite hanno fatto sempre delle prestazioni che siano state colmate da un risultato positivo o sia un risultato negativo. Normale che più passa il tempo più dobbiamo migliorare dove magari si può migliorare. Abbiamo tanti giovani dentro dove dobbiamo cercare di farli migliorare il più possibile e avere il nostro percorso. Il nostro percorso è quello di partita per partita e cercare di ottenere il massimo, quello è normale. Poi dopo, però la ricerca deve essere sempre la prestazione perché è quello che poi dopo ti determina tutto. Due osservazioni, mister, al di là della partita. Hai rimarcato anche nella circostanza quando trovi un avversario che lavora da più anni con lo stesso allenatore. La tua carriera è relativamente giovane, però quanto è importante avere continuità di lavoro? Questa era la prima cosa che ti volevo chiedere, e la seconda cosa che ti volevo chiedere, 13, direi 14 partite di campionato raccontano che ci sono 7-8 squadre in un fazzoletto di punti. Cosa può fare la differenza? La differenza è non guardare gli altri, guardare noi stessi. Questa è la prima
cosa da capire, perché se noi guardiamo gli altri sbagliamo, noi dobbiamo guardare noi stessi, giocare come la Provercelli deve giocare e poi dopo vedere cosa succede, ma a noi, non agli altri, noi agli altri non ci interessa, loro giocano per farti i suoi, io devo vedere la mia Provercelli come va in campo, come sta in campo, che tipo di gara andrà a fare. E basta, se ci dobbiamo fasciare la testa guardando chi c'è vicino, chi ci sta lontano, meglio non guardare, cioè io penso alla mia squadra e basta. Sulla continuità di lavoro è un vantaggio sicuramente, perché comunque il vantaggio è quando tu conosci pregi e difetti dei tuoi giocatori, anche a livello mentale, che tipo di comportamento hanno in determinate partite, perché la conoscenza dei calciatori è anche in quello, capire i calciatori a livello psicologico pure come sono, cioè, e quindi il vantaggio è anche quello. Poi il vantaggio di conoscerci tra di loro, quando i giocatori cominciano a conoscere proprio il compagno, che tipo di caratteristiche ha, quello è un vantaggio mica da ridere. Ho in mente la frase che hai detto, la mia risposta, mi è rimasta impressa, alla mia domanda, scusami, quando ti ho detto che non è stata una bella partita l'ultima e che io non ho visto giocare bene, nella Provercelli, né Alessandro, e poi sorriso un attimo e hai detto forse ci eravamo abituati anche bene. Ci ho ripensato a questa frase, effettivamente tu hai ragione, perché io non mi sarei mai immaginato che dopo 13 giornate all'inizio dell'anno con questa squadra tu avresti fatto, tu e la tua squadra avresti fatto, saresti arrivati a dare sia risultati sia gioco, perché i risultati ci sono, perché 2 punti a partita è una media è difficile da mantenere oggettivamente. Ecco, ha stupito anche te questo, il fatto che guarda, questo io non nella mia indole non mi sono mai posto limiti, perché i limiti poi ti portano a non dare di più di quello che hai, e quindi penso che questi calciatori hanno dentro delle caratteristiche che possono fare bene, quindi ripeto, non so dove possiamo arrivare sicuramente, perché siamo una squadra nuova, giovane, è una squadra che poi dopo alla fine è bella secondo me da vedere, per come io la valuto in allenamento, perché poi dopo la settimana voi avete la fortuna di vederli solo il sabato o la domenica quando si gioca, il mercoledì io li vedo tutta la settimana, e lo ripeto, è un gruppo che dall'inizio mi ha dato sempre sensazioni positive su il modo di lavorare, come accettavano comunque il mio modo, cioè che può essere sbagliato, che è giusto che sia, non lo so, però ho visto ragazzi convinti di fare quello che si può fare. Se uno ragiona col freno a mano tirato, non si va da nessuna parte. Noi dobbiamo spingere l'acceleratore a 100 all'ora come abbiamo sempre fatto, conoscendo sempre i nostri limiti, ma i limiti quali sono? Magari qualche errore che si può evitare, dove noi qualche errorino l'abbiamo fatto, e su quello si può migliorare sempre. Poi le partite hanno sempre una piega totalmente diversa l'una dall'altra. L'episodio ti cambia visione di tutto, no? Il risultato ti cambia visione di tutto. L'altro giorno mi sono messo a ridere con te perché è così, perché magari la sconfitta con l'Alessandria ti fa capire che la squadra non ha giocato bene, ma io guardo tutt'altro. Per me la squadra ha fatto una grande prestazione, perché se noi andiamo sull'1-1 la partita è un altro tipo di gara, quindi magari agli occhi della gente la prestazione era stata super, e magari io invece trovavo i difetti. Quindi è così, il calcio è bello anche per questo.
Però se ci dobbiamo soffermare sui risultati, secondo me è sbagliato. Noi dobbiamo vedere che lavoro fanno questi ragazzi, che tipo di calcio vogliono fare. Vedo tanti giovani che comunque stanno migliorando. Io vedo Erradi 2001 che è un giocatore che nelle ultime due o tre partite che ha fatto, quando è entrato, sta crescendo sempre di più, ha i suoi tempi. Altri arriveranno piano piano, perché in questa rosa c'ho tanti giovani che stanno migliorando giorno dopo giorno. Quindi ho la fortuna di allenare giocatori importanti, anche quelli più adulti. È una squadra bella da allenare, perché ti danno sempre delle grandi soddisfazioni e ti danno delle sensazioni positive. Poi, al di là del risultato, le sensazioni, io quando li vedo che arrivano al campo 2 ore prima dell'allenamento, già capisco che loro stanno bene, ma non per i risultati, ma stanno bene perché il gruppo è un gruppo sano.